Voglia di fare musica. Ciao, come state? Oggi vi porto a scoprire un altro pezzo del mio viaggio in Francia. Guardate dove sono e dove vi porto. Beh, oggi vi parlo di chiuse. Sono precisamente ad Agde e perché vi porto qui in queste chiuse? Beh, intanto perché secondo me a livello architettonico è sempre bello vedere insomma dove le barche possono navigare nei canali e attendere il loro turno per passare e aspettare che l'acqua salga e scenda per poterci navigare. Intanto questo porta è il canal du Midi che collega l'Atlantico al Mediterraneo. Sono qui ad Agde perché qui ad Agde si trova l'unica chiusa circolare. Come potete vedere è costruita nel 1676 in pietra vulcanica ed oltre a essere, diciamo così, un monumento non solo tecnico, ma è l'unico anche ad avere tre vie, quindi una serratura molto particolare. Una, due e tre, questa qui è alle mie spalle. Tre quindi sono le, diciamo così, serrature che vanno ad aprirsi e tre sono le zone, i luoghi che ci portano questi canali. Allora, se vedete, quindi guardando proprio laggiù in fondo, se si apre quella chiusa praticamente si va verso Marseillane. Hey, what happened? Se si apre questa chiusa ci spostiamo un po', quindi a ore e mezza praticamente, se guardiamo un orologio, no? Andiamo verso Agde. Invece alle mie spalle andiamo verso Sète. Quindi andando verso Sète in realtà andiamo verso lo stagno di Tau, che nonostante essere più vicino al mare, come se mi cascano i pezzi addosso, è comunque un po' più in alto. Peccato che al momento non ci siano imbarcazioni che insomma utilizzino questa chiusa circolare. Comunque sia, non è l'unica chiusa circolare in Francia, perché ce n'è ancora un'altra, ma questa qua di Agde è la più diciamo così più vecchia. Adesso andiamo a fare un giro, quindi vi invito a seguirmi perché andiamo a fare due passi lungo il canale. Un canale che, soprattutto il canale du Midi, negli anni addietro, quindi 1600 anche prima, insomma, dove noi andremo a passeggiare a piedi, in realtà lì ci passavano i cavalli, perché erano proprio i cavalli a trainare le barche sul fiume. Mi sento un po' un cavallo, no, in realtà non lo sono, ma era per farvi vedere che su questa strada i cavalli nell'epoca antica trainavano praticamente le barche, non barche come queste, perché ai tempi erano barche per il trasporto delle merci, e quindi loro percorrevano questa strada, avevano legato con delle corde le barche e le trainavano, ed era insomma un bel percorso. Oggi invece ci sono altre barche, quelle a motore, quelle dicevamo in imbarcazione, sia per viverci sopra dentro che per insomma solo i viaggi all'interno del canale. Ebbene, barche che in questo caso, quando trovano il loro posto, utilizzano questi pali per poterci attaccare insomma quella che è la cima, la fune, e poi tenere ferma la barca per tutto il tempo che vogliono. Dire che siamo giunti alla fine, no, non è vero. In questo caso il canal du Midi si butta nell'Ero che poi insomma qui alla mia sinistra, e prosegue il suo percorso per arrivare fino allo stagno di Tau, quindi verso Sète. Lo stagno che vi ricordo, oltre ad esserci Fenicotteri Rosa, è una zona dove allevano le ostriche. Non lo so se tornare indietro a fare l'altro pezzo del canal du Midi o proseguire di qui, dove ci sono anche tante panchine, e vedere insomma dove mi porta, magari verso lo stagno di Tau.
potrei fare così. Nel frattempo vado anche a vedere se là dietro posso magari noleggiare la prossima volta una canoa piuttosto che un windsurf. No, ma qui il windsurf sul canale lo vedo un po' male. Facciamo solo la canoa, va bene, ci sto. Ok, vado. Delle imbarcazioni, delle chiatte così dove ci vivono, mi fermo delle ore a guardare anche come le hanno realizzate, cosa ci hanno messo sopra e un po' come le vivono. Ma non è essere curiosi e controllare dentro le case delle persone, è proprio vedere modi diversi di vita e come alla fine la gente si rispecchia e magari si pone di fronte a, in questo caso, delle case molto più ridotte, ecco. E io invidio anche quelli che in qualche modo ogni tanto riescono a ridimensionarsi e a togliere un po' di cose superflue. Sì, questo da un lato sì, è vero. Della roba, ma veramente forse non è proprio tutti la pensano così, a vedere che sia forse sia quello che vuole. Abbiamo cambiato lato del canale e come potete vedere qui dietro di me, o meglio alla mia sinistra, c'è ancora il vecchio albergo della mia e poi ci dovrebbe essere anche un evento di chiusa. Magari andiamo a scoprire ancora un pochettino il canale, dove potete vedere tra l'altro che qui è dove si possono noleggiare per visitare, dicevamo, il canale di Midi. Magari sarà meta di uno dei miei prossimi viaggi affittare anche una barchetta e farci il canale di Midi. Volta vi porto tutti insieme a fare il giro del canale di Midi. Vi piace? Non è male, qualche lavoretto, ma poi tutti insieme ci possiamo andare, va bene? Si chiama anche Batto del Soleil, siamo a posto. Alla prossima qua. Ciao. Bisous.